perché in realtà appunto c'è bisogno di elementi di ordine, e se non creiamo un metodo di ordine facciamo confusione. Questi sono mini, eh? Sì, questa sono la prima parte di quello che non ci ricordo tanto, ci dovevamo vedere, perché sono tutti gli articoli che sono stati pubblicati dal Fatto, in base ai quali, per esempio, i carabinieri hanno fatto diciamo, tra il Giuliano e l'altro giorno, e devo dire la verità, l'hanno anche riconosciuto. Allora, credo che ci dobbiamo dare, come giustamente detto, un metodo, perché io credo e chiedo al Comune che si ottenga quello che in realtà non ci viene dato e non ci vuole essere dato. Abbiamo bisogno di due cose, come avete detto, che voi rappresentate le istanze del territorio come cittadini e vi dovete chiarire, e poi che i tecnici ci sia uno scambio pubblico e trasparente che non è fatto. Io l'ho portato, c'è qua appunto chiaro, mi sono andato a Roma un esponente che mi ha chiamato il sindaco di Acerra, vi ricordo che già c'è un osservatorio che poi non funziona, non è completamente fatto funzionare, e vi ricorderete che mi hanno dato questo. Allora, un'altra cosa da fare, cioè questi sono studi ufficiali che sono stati presentati a Roma senza sindaco di città e neanche il vescovo di Acerra, con nota di protesta del vescovo di Acerra e anche del sindaco, per un motivo molto semplice. Allora, voglio dire, voi siete cittadini, chi se sono tecnici? Io sono un tecnico insieme agli altri tecnici, voglio dire, non mi voglio neanche dichiarare indipendente, io sono di parte, perché se sto qua, noi siamo tecnici di parte. Ma la domanda è, io voglio chiedere a questa gente e fare da tecnico le mie osservazioni, non c'è processo. Allora, io credo che uno degli scopi e una delle cose da tecnico che deve fare l'amministrazione, e ne avevo dato un esempio che non è stato preso, perché come medici dell'ambiente noi ci siamo inventati da 4 anni le 4 giornate dell'ambiente e della salute a Napoli, che abbiamo cominciato come medici dell'ambiente, ma che volevamo passare all'amministrazione del comune, perché si fa riferimento ai 4 elementi. Qual è lo scopo delle 4 giornate? Che noi una giornata per elemento esaminiamo anno per anno da parte dei responsabili addetti, dice quest'anno a Napoli è andata così, e si fa una pubblica discussione trasparente dove tecnici e cittadini chiedono per esempio all'ARPA, l'ARPA come andiamo con il monitoraggio, che cosa si fa, il punto anno per anno. Allora, primo, cominciamo a chiarirci che fanno una cosa limitata a terra dei fuochi, penso che sia importante per noi, ma limitativo. Abbiamo problemi ambientali. Quindi cominciamo a usare terra dei fuochi per riproporre che cosa? Per riproporre anche in termini sanitari, perché ho capito che qua alla fine tutto finisce là, a riproporre che cosa? Una buona gestione del territorio che va per voi che siete i responsabili della gestione, nella migliore collaborazione per la migliore gestione del territorio. Per noi la possibilità come cittadini, perché siamo comunque tutti cittadini, tecnici e non tecnici, la possibilità di chiarirci, cioè la possibilità di dire ma io per campo la scelta e mi hai presentato questo studio, me lo spieghi, ma non me lo spieghi a Roma, me lo spieghi a Cetta. E se me lo spieghi a Cetta, io come cittadina innanzitutto, ma poi se mi sono riusciti di Marfella, me lo spieghi pure a Marfella siciliana. Marfella siciliana c'hanno qualcosa da chiedere su questo studio, perché come ho scritto negli articoli che ti ho dato, e ripeto, perché poi ognuno nella propria responsabilità porta avanti quelli che il proprio lavoro impone come proposte. Io non faccio più analisi, gli faccio proposte, perché ho imparato, stando all'osservatorio di Acerra, che la prima cosa da fare a gestione di Acerra, che come mi conferma adesso Cometa che è venuto dal Convegno Nazionale, solo Acerra vale tutti gli inceneritori dell'Emilia Romagna messi insieme, ufficialmente Acerra da solo vale tutti gli inceneritori messi insieme dalla Regione Romagna. Vabbè, la domanda è, ma perché che sei arrivato a 800.000 tonnellate tu mi dai come risorsa ambientale per la buona gestione 5 euro perché tale è il contratto? E a questo punto io chiedo come cittadini, chiediamo forza e chiediamo all'amministrazione
incontrato da un inceneritore che è partito a Sicilia e è arrivato a conoscere tutti gli inceneritori d'Italia e lo portato in osservatorio, tutti. Dove dice all'inceneritore tu devi, io ti garantisco il tuo fatturato utile per tutta la tua vita, che significa che quando i 5-6 nel 2018 tu non li avrai più, e dico io come regione Campania, tra l'altro significa io cittadino, ma è normale una cosa. Allora, cioè, queste sono le cose, però, ma nel momento in cui, nel momento in cui esce questo, e quindi si deve vedere se io da 5, dove voglio arrivare, perché è tutto complicato. Questo studio, e io su questo, come abbiamo fatto una riunione due fa, denuncia penale per sollevare il problema, questo studio attesta che accetta l'inquinamento del porto, non so se è chiaro, sul porto che ha fatto problema, sui parametri utilizzati, lasciamo stare la discussione sui parametri utilizzati. Io ve lo dico una cosa, per mettere le banchine a porto elettrificate, mi servissero 30 milioni circa, perché tanto è stato sempre stimato il costo dell'elettrificazione delle banchine. In base ai 5 euro a tonnellata che piglia Acerra, Acerra piglia 35 milioni. Se ne pigliasse 10, come il ristoro ambientale di tutti i vincitori d'Italia, compresi il dotto delle mine romagna, Acerra pigliasse 70 milioni. Se un solo anno, quindi vedi come diventa anche quello che dice, se un solo anno di questa metà di ristoro ambientale che non ci viene dato, venisse dato alla città metropolitana di Napoli per il ristoro ambientale, visto che non sono io, sei tu a due anni che mi dici che il problema è il porto, a questo punto io mi sistemo il porto. Vedete come? Allora, ognuno nel proprio ruolo, la prima cosa, chiariamoci bene, costo e tu. Io sto qui e ho portato qui e sono onorato, come mi feci l'altra volta, di portare qui i Lions, perché i Lions Napoli a loro spese. Noi abbiamo fatto un'altra proposta di dare la fonina cercando entro gli scrivi, quindi voglio dire, signori, sì, ci dobbiamo venire pure sui voi, no? Se dobbiamo parlare di sanità, io all'epoca parlavo con la Tomasini, l'unica cosa buona che ha fatto all'epoca la prima amministrazione dei magistrati è stato il registro tumori e l'ha fatto il Comune di Napoli, perché il registro tumori non funzionava e non funziona. Ancora oggi, se voi mi chiedete i dati sul Napoli, io devo cacciare quelli dell'Angi. Non so se vi rendete conto a che livello stiamo. Ed è una vergogna, sono però discorsi diversi. Allora, se investiamo tutti insieme, non ne usciamo fuori. Allora, organizziamo come ha chiesto Lino con chiarezza un regolamento dove si possa dare giustamente l'impostazione a chi fa le stanze, a chi controlla il territorio, a chi fa il tempo. Ognuno di noi a due ore ci siamo conosciuti tutti nel corso degli anni, tutti quanti abbiamo anche avuto divergenze di legge, però chi sta qua riconosce all'altro il compito e il ruolo di essere stato onesto su quel settore e di avere mantenuto una linea di impegno che è ulteriormente testimoniata dalla presenza qua. Adesso ognuno di noi è stanco, a cominciare da voi, poi adesso c'è chi ha le responsabilità aggiuntive. Noi dobbiamo